Allora, ben ritrovati voi che ci seguite anche da casa e dagli uffici in streaming. Grazie perché ci state dimostrando con il vostro seguito quanto questo Green Symposium sia importante. Siamo arrivati alla fine di questa 3 giorni densa di interventi, di esperienze di amministratori, di politici, di aziende soprattutto, per parlare della economia circolare, della bioeconomia al sud, soprattutto al sud. Chiudiamo con Utilitalia, con la presentazione del loro position paper. È, diciamo, la conclusione, perché può essere l'inizio di una nuova fase. Probabilmente abbiamo già parlato un po' prima del ruolo delle multi-utility, quali potrebbe essere e quale dovrebbe essere, e stasera chiudiamo proprio con questo. Il titolo è Utilities, la sfida dell'economia circolare, la presentazione del position paper di Utilitalia. E allora abbiamo collegato con noi dal remoto il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini. Abbiamo qui Alessandro De Pol, coordinatore della task force di Utilitalia sulla decarbonizzazione. Abbiamo Marco Carta della società di consulenza Agici, che poi ci presenterà proprio il position paper. Vittorio Cuciniello, amministratore delegato di Gori Spagna, abbiamo parlato nello slot precedente, quindi complimenti, perché vuol dire che siete una delle aziende che ha partecipato e che ha vinto 3 premi su 4. E poi abbiamo Claudio Crivario, amministratore delegato di Asia Napoli SPA, un'altra grande azienda che fornisce quelli servizi pubblici. Una volta si chiamavano le municipalizzate, poi è diventate ex municipalizzate, oggi sono uno dei settori trainanti dell'economia italiana. E poi abbiamo Francesca Mazzarella, che è la direttrice della Fondazione Utilitas. Diversamente agli altri slot, questo slot, siccome si basa e si soprattutto sulla presentazione del position paper, si svolge come il classico convegno: sono tutti interventi chiusi senza domanda e risposta. E quindi io partirei proprio da Filippo Brandolini, che ci sta seguendo dal remoto, il vicepresidente vicario Utilitalia e presidente di Aerambiente SPA, che è in collegamento video. Dottor Brandolini, prego. Non sentiamo. Eccoci, grazie, buonasera a tutti, spero mi sentiate bene. Il microfono spento, dottore? No, è acceso. Non sentiamo. Mi sentite? No? Ecco, sì, ora si sentiva. Ok, bene, allora ripartiamo. Grazie, buonasera a tutti, è un vero piacere poter intervenire al Green Symposium, è un po' un dispiacere non poter essere presenti fisicamente, ma le agende talvolta non consentono la giusta flessibilità. Come diceva prima chi mi ha preceduto, in questo evento presentiamo un position paper che Utilitalia ha promosso sul tema dell'economia circolare, ma ci tengo a sottolineare che questo è il primo di 4 eventi che Utilitalia ha previsto di organizzare nell'ambito di un progetto che abbiamo definito Utilitalia per la transizione. Questi 4 eventi saranno presentati nell'arco temporale da oggi a fine ottobre, inizio novembre. Il primo evento, come si diceva, riguarda l'economia circolare, il secondo evento la decarbonizzazione, il terzo evento riguarda l'accountability, il report di sostenibilità, detto anche in termini più immediati, e l'ultimo evento riguarda il purpose, l'identità aziendale, un aspetto molto importante per qualificare e motivare meglio il lavoro delle utilities. Ci tengo a sottolineare, in questo che è soltanto un intervento introduttivo di saluto, poi chi seguirà entrerà nel merito di questo position paper, che questa ricerca, così come le altre, sono il risultato di almeno un anno di lavoro che ha visto il coinvolgimento di molti colleghi, di molte aziende associate, ha visto il coinvolgimento di Utilitatis, qui rappresentata dalla direttrice Francesca Mazzarella, e che ha trovato come partner, come soggetto esecutore del nostro progetto AGC, e il dottor Carta poi illustrerà appunto il position paper. Come si diceva, questi position paper hanno la funzione di rappresentare il posizionamento della Federazione di Utilitalia
su questi quattro grandi temi che prima ho citato, ma questi position paper rappresentano anche il punto di partenza per le successive elaborazioni che la federazione intenderà fare su questi argomenti che sono assolutamente strategici. Concludendo, vorrei ringraziare davvero molto il Green Symposium, gli organizzatori del Green Symposium, per questo ciclo di iniziative che annualmente stanno organizzando. L'anno scorso purtroppo fu solo in remoto, quest'anno per fortuna anche con le partecipazioni in presenza, oltre che per la qualità intrinseca delle iniziative che vengono svolte nel Green Symposium, anche per il fatto che intendono affrontare, focalizzare le problematiche del Sud. Per quanto ci riguarda come Utilities, il Sud è una delle priorità su cui stiamo cercando di orientare i nostri impegni, i nostri sforzi, attraverso le associate, verso il legislatore, verso i decisori politici. Se riusciamo a ricucire quelle differenze infrastrutturali, di qualità di servizio, il service divide di cui spesso si parla fra nord e sud, riusciremo anche a raggiungere i target che a livello europeo abbiamo tutti insieme stabilito e che riguardano l'economia circolare, ma non solo, anche la decarbonizzazione, la transizione energetica e la transizione ecologica più in generale. Quindi il lavoro che tutti noi siamo chiamati a fare relativamente al Sud è un lavoro strategico, importante, che riguarda il Sud, ma riguarda anche la possibilità per il Paese di adempiere agli impegni che abbiamo assunto nei consessi europei e internazionali. Per questa ragione ritengo che sia particolarmente importante questa occasione che gli organizzatori del Green Symposium ci danno, proprio per cominciare a fare una riflessione sul Sud, ma che abbia una valenza di carattere nazionale. Io termino qui il mio intervento, che era meramente un intervento di saluto, un intervento introduttivo. Auguro un buon proseguimento e un ringraziamento a tutti i relatori a intervenire pur nel tardo pomeriggio di un venerdì di settembre e a conclusione di tutta l'iniziativa. Grazie e buon proseguimento. Grazie a lei, Vicepresidente Brandolini. Appunto, ripartiamo da qui, dal ringraziamento anche gli dobbiamo fare a nome degli organizzatori del Green Symposium per le belle parole spese. Io credo che è la prima volta che vengo e vengo da un'altra regione. Trovo molto bello e molto significativo che dalla Terra dei Fuochi parta questo messaggio, questo il Green Symposium, un simposio è un incontro anche felice, e quindi questa contrapposizione di negatività e di positività in cui c'è un modo per parlare e per diffondere un certo tipo di cultura, e questo è sicuramente è un modo che funziona. Allora, torniamo a noi. Alessandro De Pol, coordinatore Task Force Utilitaria Decarbonizzazione. Il compito è quello di introdurre il paper che poi ci presenta il dottor Carta. Buonasera a tutti, io ruberò poco tempo. Tanto ringrazio appunto gli organizzatori per questo invito a introdurre il position paper sull'economia circolare. Volevo anche approfittarne per ringraziare tutti quei colleghi che sono stati che hanno partecipato direttamente ai lavori delle task force e che hanno supportato attivamente poi lo sviluppo di questo documento che oggi andiamo a presentare. Io li rappresento come, diciamo, coordinatore, sostanzialmente ero il rompiscatole del gruppo, quello che mandava le mail per ricordare le scadenze da rispettare. A onore del vero è stato un lavoro molto interessante e stimolante. Devo dire, onestamente, non particolarmente difficile, perché i documenti che ci sono stati sempre sottoposti ad analisi fin da subito si sono rivelati molto, molto completi e molto esaustivi. Quindi di fatto il nostro intervento di miglioramento è stato relativo, era già un ottimo lavoro già di partenza. Comunque non vi voglio anticipare nulla, dopo il dottor Carta avrà tempo per illustrare bene il documento. Volevo giusto fare una brevissima riflessione
sul metodo, sulla strada, il percorso che ha deciso Utilitalia di seguire per sviluppare e utilizzare queste task force. Perché viviamo in un mondo, sì, una realtà molto complessa, non possiamo certo dire di vivere nel migliore dei mondi possibili, e quindi cercare di fare rete, di coinvolgere le esperienze di aziende differenti, penso che sia l'unico modo, penso, che ci possa consentire veramente di incidere positivamente nella realtà in cui viviamo. Quindi di fatto ringrazio Utilitalia per aver scelto questo percorso, auspico anche che non si, come ha detto anche il vicepresidente prima, è solo un primo tassello, un primo passo che poi porterà a ulteriori sviluppi e coinvolgimenti nel futuro. Questo, diciamo, è un primo inizio e direi che inizia anche bene. Penso che tutti noi, in primis come cittadini e poi anche come facenti parte di imprese che operano in settori strategici quali quello del trattamento dei rifiuti, dell'energia, del sistema idrico integrato, dobbiamo avere, secondo me, dobbiamo vedere nell'economia circolare una sorta di, come dire, di imperativo categorico ad agire. Agire non come un ambientalismo di facciata, bensì ben consapevoli delle sfide sia culturali che soprattutto anche come mia deformazione professionale, di tipo impiantistico che abbiamo di fronte. Sono sicuro, ci scommetto, che troverete nel position paper che adesso vi verrà presentato numerosissimi spunti di riflessione, possibili strumenti di policy, azioni, strumenti che di fatto non vedono l'ora di essere, come dire, calati nella realtà e applicati per poter veramente andare verso quell'economia circolare che, insomma, ci siamo posti come obiettivo, ci viene posto anche come obiettivi comunitari e che sicuramente ci potrebbe consentire, insomma, di migliorare. Lascio quindi la parola al dottor Carta che vi illustrerà nel dettaglio il documento. Ecco, grazie a De Paul. Marco Carta è l'amministratore delegato, dicevo, di Agici Finanza d'Impresa. È la società di ricerca e consulenza specializzata nel settore delle utilities, delle rinnovabili, delle infrastrutture e dell'efficienza energetica. Collabora con imprese, associazioni, amministrazioni pubbliche e istituzioni per realizzare politiche di sviluppo capaci di creare valore. Quindi Marco, tocca a te adesso. Grazie. E dai il tuo intervento più importante. Grazie, più importante. Tutti siamo importanti. Ma ci devi raccontare il paper. Uno vale uno, diceva qualcuno. Prego. Allora, battute a parte, desidero innanzitutto ringraziare Utilitalia per le belle parole che hanno speso verso di noi, per l'apprezzamento verso il lavoro e soprattutto per aver avuto fiducia in noi nel farci, appunto, redigere un documento così importante, perché nella nostra visione di ricercatori sicuramente il tema dell'economia circolare è uno di quei temi che avrà l'impatto più importante e più a lungo termine per il settore delle utilities e anche dell'economia in generale, assieme al tema della decarbonizzazione e della digitalizzazione. Prima di iniziare spendo solo due parole su AGC, anche se un po' hai anticipato tu appunto di cosa si occupa la nostra realtà. Potete proiettare le slide. AGC è un centro di ricerca privato e indipendente. Non so se si vedono le slide. Ci mandate le slide? Ecco. Non le vediamo, non le vediamo nel monitor, eccoci, grazie. Perfetto. Qua. Centro di ricerca privato e indipendente che da 22 anni si occupa delle tematiche inerenti all'energia e all'ambiente, quindi ci occupiamo di gas, di elettricità, di servizio idrico integrato, di rifiuti, di efficienza energetica, ecco, di rinnovabili. Ecco perché ci è voluto tanto per avere le slide, ci è voluto molto avere le tue slide, mi dicevi erano dal grafico, in effetti ottimi, bravi, sono una bella grafica.
Grazie, grazie. No, troppi complimenti però. Inizia a diventare rosa come il colore delle slide. Vai Marco. E, appunto, e dell'economia circolare. Collaboriamo da 22 anni, prossima slide, con direi le principali realtà a livello nazionale e internazionale del settore. E dopo questa breve parentesi direi che possiamo andare dritti verso i contenuti del report. Quindi uno stato dell'arte dell'opportunità del rapporto tra utilities e economia circolare, una roadmap per non perdere l'opportunità e poi alcune considerazioni conclusive. Vorrei iniziare questa mia presentazione definendo che cos'è l'economia circolare, prossima slide, perché appunto no, nella vulgata comune economia circolare uguale riciclo, non è... Mi dà fastidio se ti interrompo, ieri facevamo un altro slotto, parlavamo di questo, io dicevo guardate, se voi provate a fare un sondaggio nei cittadini comuni e chiedete che cosa vuol dire economia circolare, scoprirete che la maggior parte delle persone ha un'idea molto vaga di che cos'è l'economia circolare, sa che ricircola, ma poi alla fine che cosa voglia dire? Esatto, sì, riciclo, quindi riciclare la carta, però poi avere si ferma lì. La coppetta di gelato della marca che si vede in pubblicità, sì, fatta con la carta riciclata. È questo, ma non è solo questo, è molto, molto di più. Quindi c'è tutto un tema, innanzitutto, di ridurre gli sprechi e le perdite, l'utilizzo di materie prime vergini. C'è poi un tema che riguarda diciamo tutti i beni, no? Quindi di aumentarne la vita utile, riutilizzarli, quindi qua abbiamo messo riutilizzare, riparare, riqualificare, remanufacture, no? C'è il tema ovviamente del riciclo e infine appunto c'è la tematica di estrarre energia da materiali altrimenti non recuperabili. Anche questa è economia circolare. Andando alla prossima slide, abbiamo a questo punto creato una matrice, no? Dei quattro settori delle utilities, quindi acqua, ambiente, energia, elettricità e gas, più iniziative cross, e abbiamo cercato di identificare appunto le diverse, diciamo, attività, le diverse potenzialità che le utilities possono dare in termini di economia circolare in ciascun settore, non considerando appunto tutte quelle fatte prima, ma riaccorpandole in input circolari, estensione della vita utile, sharing, product as a service e recupero delle risorse. Come si può vedere da questo grafico a colpo d'occhio, le cose che possono fare le utilities sono molte e di grande rilevanza. Io non andrò in dettaglio su tutte, sennò no, rischiamo di fare veramente fin troppo Marco, tardi. Ricordati infatti che ci seguono anche dagli uffici e da casa in streaming, anzi ci sono probabilmente migliaia di persone collegate, quindi le parole scegliele semplici, perché certo, non tutti sono tecnici. Certo, certo. Poi se per caso faccio tardi tu interrompi. Sei un bravo comunicatore, sto già vedendo. Quindi alcuni flash, settore dell'acqua, nel settore dell'acqua moltissime cose si possono fare, c'è innanzitutto un tema, andando alla prossima slide, il tema del recupero è molto forte, soprattutto per quanto riguarda il tema dei fanghi di depurazione, quindi c'è tutto il tema della produzione di biogas, di biometano e anche di produzione di energia elettrica e calore, no? C'è il tema molto forte degli input circolari, un tema molto importante quello del riutilizzo delle acque reflue depurate, no? Ci sono molti casi di successo in agricoltura che possono essere replicati sicuramente a livello nazionale e ovviamente il tema proprio della gestione infrastrutturale, quindi dell'estensione della vita utile delle infrastrutture e della minimizzazione del consumo di energia.
nel tema dei rifiuti, che è un po' appunto quello, come dire, mediaticamente più esposto, ma anche a ragione, perché è di grande rilevanza. Prossima slide. C'è il tema importante, no? A parte dell'impiantistica, appunto dell'estensione della vita utile dell'impiantistica, ma poi insomma il cuore ovviamente è il tema, no? Del recupero delle risorse, quindi la raccolta differenziata e appunto per appunto dare materie prime e seconde appunto per la produzione di altri beni, la collaborazione con l'industria, il tema della logistica inversa e io l'ho citato per ultimo, ma ho sbagliato, dovrebbe essere il primo tema della riduzione dei rifiuti, che è da lì che si parte e poi ovviamente si va a cascata. Tutto questo si inserisce in una dinamica di evoluzione tecnologica importante che può fornire alle imprese del settore delle armi affilate e appuntite appunto per questa sfida. Anche il tema dell'energia non è esente appunto, ma presenta importanti opportunità di circolarizzazione del business. Prossima slide. Questo appunto la dimostrazione che economia circolare non è solo riciclo. Dateci la prossima slide, grazie. Prossima slide. Eccola. Eccoci qua. Il tema, no, qui di estensione della vita utile delle infrastrutture è un tema centrale, specie in particolare tecnologie, ad esempio le rinnovabili, così come anche il riutilizzo di impianti dismessi, vede ad esempio il caso del carbone. Voglio qui focalizzarmi su un altro tema rilevante, il tema del recupero delle risorse, no? Si inizia a parlare anche con una certa polemica, no? Del tema dei rifiuti della transizione energetica, come facciamo a smaltire i pannelli, come facciamo a smaltire le batterie, eccetera, eccetera. C'è da fare, ma le tecnologie ci sono, si può fare, si può smaltire, riciclare, si può dare anche una seconda vita, ad esempio molte imprese utilizzano appunto le batterie delle auto esauste per dare una nuova vita, per fare energy storage, quindi anche qui c'è una possibilità di collaborazione cross industry importante. Vado infine, prossima slide, alle iniziative appunto orizzontali, e queste possono essere diverse. Il tema del green procurement ovviamente è molto importante per aziende utilities che appunto sono costruttori di impianti, quindi sono grandi appaltatori, quindi questo è un tema importante assieme a quello dei CAM, dell'estensione della vita utile, abbiamo già detto, dello sharing, l'ho accennato prima, ci possono essere collaborazioni cross industry che possono dare benefici molto rilevanti sia agli utilities sia ad altre imprese. Quella appunto automotive energia è sicuramente una di queste, e ovviamente c'è anche il tema del recupero delle risorse tramite progetti di simbiosi industriali. Andando alla prossima slide, l'attuazione di tutto, di in parte, di queste iniziative fa sì che le utilities possano generare impatti significativi per tutto il sistema paese, questo da un punto di vista economico, quindi creando nuovi posti di lavoro, nuove professioni, nuove attività, sia dal punto di vista ambientale, perché ovviamente c'è un tema molto forte di riduzione della CO2 e anche di altre diciamo emissioni inquinanti, è una banalità ma va detto, e anche poi da un punto di vista sociale, perché mettere in campo appunto queste misure poi ha un impatto importante proprio sul benessere delle persone e sulla loro qualità della vita. Il tema dei
dei rifiuti lo è in modo lampante, ma anche appunto il tema della sostenibilità della mobilità lo è, certo. Appunto, no? Visto il tema dell'inquinamento delle città, quanto è importante questo. Quindi le utilities cosa possono fare? Prossima slide, ancora. Quindi le utilities possono appunto sviluppare una serie di azioni, le abbiamo in parte già dette, questi sono né una clusterizzazione, quindi programmi di circolarizzazione, no? Delle loro attività con strumenti di analisi della materialità e del ciclo di vita, lo sviluppo di nuovi business, e qui diciamo è qualcosa che le utilities stanno portando avanti, devo dire, con decisione. Abbiamo visto spesso attraverso processi di crescita esterna come importanti player siano entrati appunto nel mondo del recupero, del riciclo, nella mobilità sostenibile, ad esempio appunto estraendo biometano da fanghi di depurazione, no? Per immettere questo biometano, no? Nei serbatoi delle auto e quindi sviluppare modelli di mobilità sostenibile, quindi anche qui cross industry, piattaforme appunto di collaborazione con altre imprese del settore e in particolare appunto con i produttori di beni e servizi. Qua l'ecodesign dei beni diventa qualcosa di fondamentale appunto per l'utilizzo e il riciclo, e ovviamente tutto si inquadra in azioni appunto per misurare la circolarità, perché questo va fatto e non è banale, sicuramente uno dei temi non più rilevanti, capire. Cioè trovare dei sistemi di misurazione riconosciuti da tutti e riconoscibili, dici. Esattamente. Perché oggi non c'è un metodo. Oggi ce ne sono vari. L'Unione Europea, diciamo, ne sta studiando alcuni, a livello, ce ne sono anche a livello di università. Guarda, ci sono. Un problema che ne parlava un ingegnere che lavora in questo settore. Loro fanno, coltivano spirulina nei fotobioreattori, e mi diceva il problema è il sistema di misura. Se noi non stabiliamo qual è il sistema di misura, diventa difficile poi dare un valore alle cose che facciamo. Esatto, è proprio così, perché poi finché si tratta della percentuale di raccolta differenziata è semplice, su altre cose, esatto. Appunto, l'estensione della vita utile degli impianti dipende dalle variabili che ci metti diventa complesso, ma c'è una spinta forte su questo, comunque anche molto dal mondo della finanza. Ad esempio, diciamo, noi stiamo collaborando con un fondo, non so se può dire il nome. No? Penso di sì, non credo. Penso di sì, si chiama il Circular Value Fund, che appunto tra i sistemi premiali per i suoi manager c'è proprio l'aumento della circolarità. Quindi, ormai sta entrando questo mantra lentamente, ma sta entrando in vari settori. Ieri appunto parlavamo come la sostenibilità è diventata una leva del marketing nei prodotti enogastronomici, no? Dove il consumatore dà un valore alla parola sostenibile, non solo alla brand, non solo al tipo di prodotto, dalla provenienza, la qualità che ha, ma dà a sostenibile un valore. E quindi vedi che lentamente da varie parti risale questo mantra, e speriamo riesca a imporsi. È vero, ma io parlavo, visto che si possono fare nomi, un po' di tempo fa con Rilegno, no? E quelli di Rilegno dicevano, no, ma 15 anni fa noi eravamo, come si dice a Milano, molto schisci, sotto traccia, no? Perché alla gente non piaceva, no? Sentirsi dire che i loro mobili erano fatti riciclati. Con legno riciclato. Invece adesso è un plus, valore. È un valore, adesso è un valore. Quindi le cose stanno cambiando. Un segno del cambiamento culturale piano piano sta arrivando. Sì. E, come dire, sta cambiando in meglio, per fortuna. Certo. Quindi un messaggio per il futuro. E a proposito di messaggi, torniamo alle slide. Sì. Abbiamo, non so se ancora qualche minuto per le proposte di policy. Vai. Ne abbiamo, come dire, individuato alcune macro. Ovviamente, cosa si chiede al governo, insomma alla politica? Innanzitutto una strategia, avere una strategia nazionale per l'economia circolare,
sviluppare in modo più coraggioso e impegnativo il tema delle PR, che è uno strumento rodato, efficace, che ha dato ottimi risultati appunto per la circolarizzazione dell'economia. Avere un piano nazionale non solo per l'economia circolare in generale, ma anche proprio per la gestione dei rifiuti in particolare. Andando alla prossima slide, si va alla prossima slide, perfetto, in questo, no, questo processo di strategia, no, per la gestione dei rifiuti, avere anche una roadmap, no, per raggiungere questo target di smaltimento dei rifiuti in discarica sotto il 10%, che è qualcosa a cui dobbiamo tendere, ovviamente in una circolarizzazione dell'economia, insomma la discarica deve essere qualcosa di assolutamente residuale. C'è il tema, però mi sa, ne abbiamo parlato, anzi ne avete parlato prima, dell'end of waste, cruciale per il settore, e anche appunto misure per lo sviluppo dell'utilizzo delle materie prime seconde. Qui rientra appunto il tema dei CAM, del Green Public Procurement, ma anche si potrebbe attuare attraverso sistemi innovativi. Mi sembra che l'ho messa nella slide successiva, quella rosa, sì, che è un approfondimento, mi ricordo bene, quindi come strumenti magari innovativi, ad esempio l'istituzione di certificati di efficienza economica circolare sulla scia dei certificati bianchi, no? Quindi creare un mercato per queste iniziative, e anche magari lo sviluppo appunto di titoli di efficienza energetica proprio focalizzati su iniziative che sviluppano l'economia circolare. Il tutto insomma dovrebbe un attimo questo inquadrarsi in un meccanismo di revisione e di stabilizzazione del mercato dei certificati bianchi, che certificati bianchi sono i titoli di efficienza energetica che in questo momento stanno vivendo un po' un momento un po' complicato e, come dire, con tensioni sul mercato, progetti che non vengono approvati, quindi insomma bisognerebbe agire anche su questo. Vado con l'ultima slide di proposte, incentivazione dello sviluppo del biometano, stiamo parlando di aziende che si occupano di rifiuti e di idrico, e quindi insomma non può che appunto ovviamente essere una misura importante, quindi sviluppandolo anche al di là appunto della mobilità, che è qualcosa di importante, ma anche appunto l'utilizzo diretto o magari usando il biometano per ibridizzare impianti di cogenerazione a gas ad alto rendimento. Un'attenta valutazione dei rischi e delle opportunità connessi allo sviluppo delle bioplastiche, e infine appunto il tema della misurazione della circolarità. Queste sono le proposte, alcune diciamo considerazioni conclusive nella prossima slide, che come dire vengono per forza naturali da quello che ho detto. Le utilities ovviamente nel processo di circolarizzazione dell'economia sono destinate e già hanno un ruolo importante, perché incidono su molti settori chiave. Come abbiamo visto prima, non partiamo tutt'altro che da zero, abbiamo delle eccellenze importanti, quindi come dire possiamo guardare al futuro con ottimismo, perché ci sono competenze rilevanti, e se parliamo del mercato delle utilities anche aziende finanziariamente piuttosto solide, il che non guasta, ecco. Quindi insomma le utilities possono fare molto, ne hanno la capacità, e hanno anche la capacità di, secondo noi, di trainare anche altri settori e di sviluppare iniziative in grado di attuare, innescare meccanismi di cross fertilization tra industrie diverse, che potranno avere sicuramente benefici importanti per il Paese. Grazie, grazie Marco, mi fa piacere vedere che da questo paper che hai presentato vengono fuori alcuni di quei concetti di cui abbiamo parlato a lungo. Parlando delle utilities, dicevamo proprio come possono e devono avere questo ruolo
un po' di guida, no? Verso questa transizione ecologica e verso appunto gli altri imprenditori e verso anche i cittadini. E dall'altra la parola condivisione, partecipare, che ricorre sempre e che si spera veramente un giorno arriveremo a viverci come collaboratori invece che come concorrenti, a guardarci con sospetto, perché sono cose queste che non si possono fare da soli, ma bisogna farli se ci mettiamo in rete e se condividiamo davvero le risorse, i rischi e anche un modo di pensare. E detto questo, veniamo all'esperienza diretta delle aziende. Abbiamo il piacere di avere qui Vittorio Cuciniello, dico il piacere perché abbiamo parlato appunto della Gori SPA, che vi ricordo è il soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, 74 comuni, 500.000 di cittadini residenti, perché appunto nello slot di INAI Campania 3 dipendenti sono stati premiati e Vittorio Cuciniello mi diceva prima di salire che quel progetto funziona, giusto? Sì, che sì. Si è anche evoluto un po'. Buonasera a tutti, mi unisco ai ringraziamenti iniziali per la bella iniziativa e ringrazio per l'invito. Sì, dicevo, è stata una soddisfazione essere qui in sala e vedere i miei colleghi che insieme ad INAIL hanno portato questi progetti e siamo stati premiati con 3 iniziative e che stanno dando dei risultati. Una semplice applicazione che abbiamo installato sui tablet dei nostri operatori. Quella funziona davvero. Sui nostri operatori, siccome il nostro operatore si trova a leggere lo screenshot del suo tablet diverse volte al giorno durante il turno di lavoro, in ogni momento gli viene ricordata l'attenzione al guidare con la cintura e ad osservare le norme di sicurezza. È sicuramente uno spunto di miglioramento che stiamo applicando e che monitoreremo e ci auguriamo ci possa portare a una riduzione anche del tipo di infortunio che più ci affligge, che è appunto quello di spostamento dei nostri operatori. Abbiamo divagato, ma vediamo. Abbiamo aperto, diciamo, su un altro tema, sulla sicurezza, ma ogni occasione è buona per parlare di sicurezza, quello sì. E quindi ho colto questa occasione. Io trovo il documento che ci è stato illustrato uno spunto molto interessante e condivido pienamente l'impostazione del team e i risultati a cui sono giunti. Proverò più tardi nell'intervento a fare una serie di esempi di azioni concrete di come spesso il termine economia circolare viene vissuta o in maniera semplificata come il riciclo o se ne perde il significato che nella prima parte che economia, cioè noi dobbiamo declinare queste azioni non con lo spirito ambientalista puro ma di utilities che poi fanno anche business, perché molto spesso queste iniziative di cui abbiamo parlato consentono di efficientare i nostri servizi, consentono di consolidare risultati, ottenere miglioramento degli ambienti e anche miglioramento, diciamo, della redditività delle nostre aziende. Io, lei l'ha rappresentata, sono l'amministratore delegato di Gori, che è un gestore del servizio idrico integrato del distretto sarnese, che tra l'altro gestisce il comune di Portici nel quale ci troviamo al momento, e sono 74 comuni tra la provincia di Napoli e Salerno. Gestiamo 1,5 milioni di abitanti, 4.500 chilometri di rete idrica, 2.500 chilometri di rete fognaria. E quanti chilometri di rete fognaria? 2.500 e sostanzialmente 12 impianti di depurazione a servizio di tutta l'area, 13 grosse sorgenti. Immettiamo in rete nel 2020, abbiamo immesso in rete circa 184 milioni di metri cubi d'acqua prelevati dall'ambiente e registriamo purtroppo una delle note dolenti, che è il primo punto, diciamo, degli input di circolarità che probabilmente un gestore del servizio idrico ha, che è quello della riduzione delle perdite dei nostri acquedotti. Ci troviamo in un territorio, per questo poi è un problema comune a tutti. Ho trovato, diciamo, lo spunto del documento e della riflessione interessante, perché mette su più piani e concretizza anche quale deve essere il percorso finale, perché poi dobbiamo declinare questi concetti anche con il fabbisogno concreto di investimenti
che poi c'è dietro questo tipo di manifestazioni. Certo. Noi abbiamo un'età media delle reti idriche che gestiamo, per questo poi questo Green Symposium che si tiene nel mezzogiorno è un tema importante. Quanto sono vecchie le reti? Hanno un'età media di circa 45 anni, la vita utile di una rete idrica è 50 anni diciamo in genere, eh sì. Quindi ci troviamo di fronte a un parco infrastrutturale del servizio idrico molto vetusto che necessariamente presenta delle perdite. Però diciamo la svolta degli ultimi anni e assumendo diciamo questi impegni di circolarità è legata anche allo sviluppo tecnologico che molto viene in aiuto diciamo su questi temi, perché rispetto forse a un approccio classico che affrontava il tema delle perdite con la sostituzione tout court dell'infrastruttura e quindi del rinnovamento, le nuove logiche ci consentono con le nuove tecnologie di gestire meglio la risorsa e quindi attraverso la tecnologia, la digitalizzazione, ottenere dei miglioramenti significativi, probabilmente con un valore delle risorse necessarie inferiore. Noi per esempio, parto dal mondo idrico, dal servizio idrico sul tema perdite, noi per esempio negli ultimi anni abbiamo introdotto nella nostra organizzazione, Gori è una società del gruppo Acea e quindi come gruppo Acea, che è il primo player nazionale del servizio idrico, abbiamo introdotto nelle nostre organizzazioni un'unità, una direzione che si chiama tutela della risorsa idrica, che ha l'obiettivo di mettere insieme una politica a 360 gradi intorno alla risorsa idrica, quindi dall'analisi delle fonti di approvvigionamento, che è un tema su cui molto spesso non ci si è concentrati negli anni passati, in cui le risorse non possono essere sfruttate all'infinito e quindi ci siamo dotati di una struttura che anche attraverso studi geologici ci consente di capire il grado di sfruttamento possibile della risorsa che ci viene data a disposizione, e chiude ovviamente il suo obiettivo, tra i suoi obiettivi primari c'è appunto quello della riduzione delle perdite attraverso un lavoro puntuale di... Avete un valore molto alto di perdite? Io noi abbiamo registrato... Ho lavorato un po' di tempo, diversi anni fa, con Acquedotto del Fiora, quindi sì. Conosco le problematiche del settore pur bene. Noi abbiamo registrato al 31 dicembre del 2020 una perdita del 52%. Già quest'anno la perdita al 31 agosto, perché abbiamo, grazie diciamo all'introduzione di questa struttura interna che fa un monitoraggio costante di questo indicatore, siamo al 49%. Beh, e immaginiamo di chiudere intorno diciamo al 48%. Chi non è esperto ci sente da casa, sobbalza sulla sedia, ma sappiate che queste medie, queste percentuali sono più o meno quelle che si registrano. Il valore medio delle 40. Perdite è intorno al 44%, esatto. Proprio per questo discorso di un fabbisogno di investimenti di cui parlavo prima e quindi anche di un tema tariffario. Non è che le paghiamo nella bolletta, perché non è che il nostro contatore li segna, vengono dispersi prima. Esatto, ecco. esatto. Però è un tema di... importante su cui bisogna concentrarsi. Noi abbiamo messo su un piano di investimenti nell'ultima approvazione tariffaria che c'è stata fatta, abbiamo un piano di investimenti che prevede nel prossimo triennio una riduzione del quasi il 20% di questo valore delle perdite attraverso un sistema che abbiamo messo su in maniera sistematica, che consiste in step successivi, cioè noi oggi distrettualizziamo le reti, quindi quei 4.500 chilometri vengono suddivisi in gruppi più piccoli attraverso la tecnologia sensoristica in misura istantanea, andiamo ad individuare la porzione di territorio maggiormente affetta da questa problematica e in maniera incisiva riusciamo ad intervenire. Lo stiamo facendo diciamo a tappeto su tutto il territorio, partendo da alcune zone che maggiormente soffrono di questo, che presentano valori delle perdite molto rilevanti. Quindi il tema, uno dei primi input che esce dal documento, che è appunto quella della riduzione degli sprechi, possiamo dire che il mondo delle utility l'ha assunto anche grazie alle innovazioni della regolazione che sono intervenute negli ultimi anni. ARERA ha introdotto nel 2017 un set di indicatori tecnici dove misura le performance dei vari gestori e questo ha consentito anche di inserire diciamo all'interno delle tariffe investimenti che consentono di dare risposte in questo senso. L'altro punto
importante è che la sfida che abbiamo come utilities del servizio idrico integrato è il tema, diciamo, della parte depurazione, che nel documento è ben espressa, diciamo, è quella del recupero e della riduzione dei fanghi di depurazione. Su questo si sconta un ritardo complessivo come paese, perché probabilmente quella risorsa è stata sottovalutata. Oggi abbiamo a una percentuale elevatissima di fanghi di depurazione che vengono conferiti in discarica. Però oggi, ritornando, diciamo, al tema della tecnologia e della digitalizzazione, perché io penso che il tema economia circolare senza uno sviluppo della digitalizzazione, una digitalizzazione dei processi complessivi, non venga centrato quell'obiettivo, perché oggi il supporto, gli sviluppi dell'impiantistica ci consentono di fare cose che probabilmente in passato non si potevano fare, ma che oggi diventa doverose fare, perché inneschi un meccanismo di efficienza che necessariamente consegui. E anche su questo, come diciamo, società siamo impegnati. Noi abbiamo avuto il trasferimento delle opere dei grandi depuratori regionali recentemente, sono 2 anni che sono in trasferimento, alcuni sono stati trasferiti all'inizio dell'anno. Stiamo mettendo in campo una serie di interventi che, come intervento prioritario, hanno l'obiettivo di ridurre i fanghi attraverso processi di essiccamento e quindi poi recupero anche di energia, e quindi quello che viene indicato all'interno del documento è sicuramente una leva importante che stiamo attuando come società del servizio idrico integrato. Un ultimo aspetto e poi lascio la parola agli altri è quello del, diciamo, noi abbiamo acqua, fognatura e depurazione, ma c'è un tema complessivo che questo tipo di servizio deve sempre di più rientrare anche nelle regole nazionali, nei piani di investimento, deve essere centrale, perché il certo. Vero volano dello sviluppo. Noi parliamo di queste cose, di recupero dei fanghi, purtroppo siamo ancora in un territorio dove c'è un gap, nel Mezzogiorno in particolare, di questi giorni, diciamo, diversi articoli, la stessa Arera ha fatto una relazione al Parlamento, dove noi abbiamo ancora un grado di copertura dei servizi depurativi molto bassi. Quindi nel Mezzogiorno bisogna probabilmente concentrarsi fin da subito a depurare le acque. Noi abbiamo un piano, serviranno nuovi impianti, serviranno ampliamenti e revamping degli impianti esistenti, andranno collettate le reti fognarie. Cioè abbiamo ancora a collettare un po' di reti fognarie. C'è ancora parecchio. Noi qui nel territorio del lato 3 del distretto che noi gestiamo abbiamo una copertura fognaria depurativa del 72% e abbiamo ancora 400-500.000 abitanti che scaricano tal quale in corpi idrici superficiali. C'è un piano di investimento importante che è partito l'anno scorso in protocollo d'intesa tra la Regione Campania, l'EIC e il gestore e il soggetto attuatore, che prevede nei prossimi 3 anni di collettare tutte le reti fognarie e portare il revamping di tutti gli impianti. Questo come spunto di riflessione, diciamo, anche del famoso divide che c'è tra nord e sud. Probabilmente al nord siamo già nella fase di poter attuare in maniera concreta tutte quelle misure che abbiamo visto sul campo della depurazione. Probabilmente nel Mezzogiorno dovremmo attraversare prima uno step di completamento delle infrastrutture, della filiera, per poi essere efficaci successivamente. Grazie dottor Cucinelli, è stato molto esaustivo. Allora io andrei da Claudio Crivaro, perché ieri nello slot di Comieco a sedere lì avevo il suo omologo di Aser Puglia e gli dicevo presentandolo quanto è difficile il lavoro che fate voi, perché dottor Crivaro è l'amministratore delegato di Asia Napoli e che è la società in house del comune che si occupa della raccolta e la gestione dei rifiuti urbani della città, servendo, se non mi sbaglio, circa 1 milione di utenti, giusto? Sì, quasi 1 milione, 995.000 più o meno. E quindi, perché se è difficile servire il cittadino portandogli l'acqua, è a maggior ragione difficile togliergli i rifiuti, perché per togliere i rifiuti, per portargli l'acqua, il cittadino poi apre il rubinetto e l'acqua sgorga.
per i rifiuti, se il cittadino non gli porta il sacchetto nel cassonetto, poi la società si trova nei guai. E quindi c'è bisogno di una collaborazione maggiore, quindi di tutte le utilities, dicevo ieri, per me è quella veramente dove si fa più fatica di tutte a costruire un rapporto positivo con gli utenti, perché c'è sempre una lamentazione di fondo che non si riesce a risolvere mai. Non so se la vostra esperienza, immagino di sì, i suoi omologhi che conosco di solito si scherza sempre su questo aspetto, perché purtroppo è così, chi raccoglie rifiuti si trova anche spesso dalla parte del colpevole ingiustamente. No, sicuramente siamo molto spesso sul banco degli imputati praticamente, soprattutto dai cittadini. Sicuramente, diciamo, per quanto riguarda il concetto di economia circolare, tutto parte, secondo me, proprio dall'utente, dal cittadino, dalla propria abitazione. Appunto, ecco, voi siete i primi a sperimentare questa necessità di cambiamento di paradigma. Esattamente, quindi la problematica relativa all'informazione di quella che è un corretto conferimento del rifiuto, anche se con i temi che abbiamo trattato oggi, ma quelli che sono stati trattati anche nel corso di questi tre giorni importantissimi, che finalmente sono ritornati anche in presenza. Davvero, rispetto alla pausa dell'anno scorso, ringrazio ovviamente gli organizzatori per questo invito e per questa opportunità. Già parlando di economia circolare, io rifiuto il concetto di attribuire la parola rifiuto a quello che praticamente è il core business di Asia, nel senso che deve avvenire un cambiamento concettuale. Il rifiuto, anche l'indifferenziato, è una materia prima seconda. Non dobbiamo trattarlo, certo, come rifiuto. Dobbiamo è un passaggio, una materia prima seconda. Esattamente, una materia prima seconda. E dovrebbe essere trattata come tale anche in quello che è il sistema economico, perché ovviamente non voglio entrare in questo tipo di argomento perché non è forse il più importante, però noi abbiamo anche una perversione del sistema economico nel trattamento dei rifiuti, perché praticamente noi siamo costretti a raccogliamo questa materia prima secondaria, ma invece di venderla praticamente dobbiamo pagare perché venga trattata. E questo crea un'alterazione di quello che è il sistema economico, perché chi lavora per questa materia si trova a guadagnare sia nella fase dell'acquisto della materia prima e poi in quella che è la successiva rivendita, perché poi vengono rivenduti. Questo avviene sia con i rifiuti indifferenziati, col termovalorizzatore che ovviamente prende i rifiuti e poi li rivende, quindi abbiamo dei flussi economici che sono particolari e sui quali si spera si possa intervenire. Comunque, ritornando all'argomento, sì, dell'economia, Napoli appunto terza città d'Italia lo è anche per quanto riguarda le quantità di rifiuti trattati. Le quantità che noi raccogliamo ogni anno oscillano intorno alle 500.000 tonnellate. C'è stata una flessione lo scorso anno a causa del lockdown, che ovviamente ha portato a una contrazione soprattutto della frazione umida, perché se pensiamo al periodo di chiusura delle attività commerciali. È stato uno spostamento sull'utenza domestica, sì, ma non ha compensato. Sì, però non è stato nella stessa percentuale. Appunto, i flussi sono di circa 500.000 tonnellate l'anno, su base nazionale stiamo parlando di circa il 2%, 2,5-2,7% all'anno, quindi non è proprio un'enormità, una quota minimale. Di queste 500.000 tonnellate, dati giugno-luglio più o meno consolidati, siamo quasi al 40%, il che significa che su 200.000 tonnellate noi riusciamo a fare un discorso di recupero. Un discorso di recupero che ovviamente riguarda l'organico, dove purtroppo però mi aggancio a quello che affermava prima il collega Cuciniello, anche noi scontiamo nel nostro settore, nel nostro comparto, un grande ritardo per quanto riguarda l'impiantistica. Per Napoli praticamente conferisce il proprio umido nel Veneto. Dove? Nel Veneto, praticamente, quindi il nostro rifiuto non è un rifiuto a chilometro zero, praticamente, nel senso che fa mezza Italia per essere smaltito. Esattamente, e siamo costretti ad andare là perché hanno praticato la quotazione migliore su una gara, certo, praticamente. Quindi le 60.000 tonnellate che oggi
Napoli produce di rifiuto umido praticamente, perché serviamo al momento il 50% del territorio praticamente, va a finire tutto quanto nel nord, ma come anche le altre frazioni, quindi per la plastica, per il vetro, per il cartone. Quindi Napoli adesso praticamente ha visto finalmente concludere l'iter amministrativo, per l'iter autorizzativo per la realizzazione di un impianto di compostaggio nei confini cittadini, un impianto che sicuramente vedrà la luce l'anno prossimo, però un impianto comunque di 30.000 tonnellate, quindi praticamente raccoglie il 25% dell'utenza. Quando saremo a regime, e nel 2022 è previsto che l'intero territorio comunale sia raggiunto dal porta a porta, ovviamente avremo un problema di 120.000 tonnellate di umido, quindi sicuramente questo impianto e anche un secondo impianto che abbiamo inserito nella progettualità del recovery plan che abbiamo diciamo presentato al Ministero dell'Ambiente, ovviamente non soddisfacerà praticamente quella che è l'esigenza. Sarete comunque sottodotati? Sì, non siamo autonomi, non riusciamo ad essere diciamo autonomi come città. Ma avete problemi anche di collocazione degli impianti? Ci sono comitati? Ci sono problemi di collocazione degli impianti, perché il territorio... Tante altre parti d'Italia è una cosa incredibile. Ma qua, voglio dire, nel territorio diciamo della città metropolitana di Napoli, e abbiamo visto, c'è una densità di popolazione che molto è simile ad alcuni paesi asiatici praticamente, quindi Portici, se pensiamo, ho detto la quarta densità europea, no, quindi ma basta insomma attraversare, partire da Napoli, da Via Marina, Corso San Giovanni, sì, no, quindi è una sì, eh? Sì. No, quindi voglio dire, c'è un problema ovviamente di una grandissima densità abitativa che ovviamente comporta che ci sono pochissimi spazi disponibili. Tra parentesi, per il trattamento di alcune frazioni ovviamente c'è un problema anche di ubicazione dell'impianto, perché non può essere magari vicino a quelli che sono degli insediamenti, certo, abitativi. Vero è che nel discorso dell'umido, per esempio, la tecnologia sta facendo grandissimi passi in avanti, nel senso che vuol dire in alternativa a quella che è la produzione di compost o di biogas praticamente, che sono i prodotti che maggiormente vengono ricavati dal trattamento della frazione organica. Oggi ci sono alcune società che hanno sviluppato dei brevetti per estrarre acqua dall'umido, che tra parentesi è una risorsa fondamentale, una risorsa primaria, ovviamente con una destinazione che non è alimentare, ma sicuramente può essere una destinazione agricola e una destinazione industriale per quanto riguarda alcune lavorazioni. Comunque, ritornando, si parte dall'abitazione, si parte dall'utente, si parte dal cittadino, quindi ASIA sta concentrando una parte delle sue attività, oltre che nello sviluppare sistemi di raccolta economicamente più vantaggiosi, più sviluppati, sta investendo tanto in quella che è la comunicazione che è fondamentale, perché noi purtroppo raccogliamo, quindi in alcune circostanze si utilizzano le campane, in alcune circostanze i cassonetti, però chiaramente se in questi contenitori noi troviamo un livello elevato di impurità, di contaminazioni, ovviamente con la raccolta differenziata non raggiunge l'obiettivo che oggi tutti quanti hanno ci poniamo. Oggi hanno inventato anche dei videogiochi per insegnare ai ragazzi raccolta differenziata. Il veicolo delle scuole, soprattutto sì, in quelle che sono primarie. Lo stanno usando in tanti, penso anche voi, immagino. Esattamente, il veicolo delle scuole è fondamentale, soprattutto delle c'è scuole, giochino, la prima... Sì, c'è l'app dello smartphone che ti insegna e ti dà i punteggi se metti nel cestino giusto la bottiglia di plastica. Sì, ma anche ASI ha sviluppato un'app che è scaricabile dall'utenza andando sul nostro sito, che insegna, indica come deve essere differenziato il rifiuto. Quindi voglio dire, in questo si sta lavorando parecchio. Quella comunicazione è il grimaldello. È fondamentale, sia quella che può avvenire con quelle che sono appunto veicoli pubblicitari tradizionali, ma soprattutto secondo me quella che è la comunicazione on the road praticamente, quindi, ma soprattutto nelle scuole, soprattutto perché i bambini hanno una grandissima sensibilità, portano il messaggio in casa, delle volte insegnano ai genitori o a quello che è anche il personale domestico, a seconda delle fasce di utenze praticamente, come è corretto differenziare. Secondo me è fondamentale quella che è la sinergia tra aziende, quella che è la sinergia tra enti, perché comunque la normativa
diciamo, ripartisce le competenze nel campo dei rifiuti, quindi voglio dire, ASIA sicuramente raccoglie e trasporta, però è un peccato che non possa partecipare a tutta, diciamo, la filiera. O essere un ruolo attivo. Sicuramente si possono creare delle sinergie, è importante stabilire delle relazioni con quello che è il comparto industriale, in quella che è la preparazione di alcuni prodotti, soprattutto per quanto riguarda il packaging, sia, diciamo, in materiale plastico o utilizzando carta e cartone, perché chiaramente se l'industria progetta degli imballi, parlo degli imballi perché sono quelli che hanno dato nello scorso anno il maggior numero di grattacapi, diciamo, alle aziende della raccolta e trasporto, perché il cartone è aumentato in modo spaventoso praticamente. Perché, con le consegne a domicilio. Esattamente, con le consegne a domicilio. Dall'altra parte c'è anche da favorire, secondo me, quello che è il riutilizzo, oltre che semplicemente la raccolta del rifiuto. Vediamo che già oggi, insomma, da qualche anno c'è qualche piattaforma web che sta favorendo, diciamo, il riutilizzo di alcuni prodotti con la seconda vita. È una rivoluzione culturale. Non faccio nomi per non fare pubblicità, insomma. Bisogna partire da lì. È una rivoluzione culturale, dicevo. Certo, sì. A partire da lì, da casa e dalle imprese. Esattamente, perché comunque la prima attività viene svolta nella casa. Noi siamo, diciamo, degli operatori che hanno una funzione sicuramente importantissima, ma sulla quale non abbiamo grandissimo, diciamo, potere di intervento, perché insomma noi raccogliamo quello che ci viene conferito. Dobbiamo solamente fare in modo che questo avvenga nel modo, diciamo, migliore, in modo che poi noi possiamo essere molto più efficaci e garantire poi anche la possibilità di creare delle economie che poi si possono ribaltare sull'utenza con quella che è una riduzione della tariffa, che comunque, insomma, rappresenta per tutte le famiglie d'Italia, insomma, comunque una voce di spesa importante in quello che è il budget familiare. Quindi. Bene, grazie. Io ho detto ASIA invece di ASIA, mi perdonerà, dottor Trivaro. E comunque bocca al lupo, perché davvero di tutte le attività degli utilities, quella di frontiera è veramente di chi è chiamato a raccogliere rifiuti ogni giorno nelle strade delle nostre città. Siamo arrivati alle conclusioni con la dottoressa Francesca Mazzarella, direttrice della Fondazione Utilitas. Dal 1995 Utilitas promuove la cultura e le buone pratiche nella gestione dei servizi pubblici locali tramite attività di studio, attraverso la divulgazione di pubblicazioni di contenuti giuridici, economici e tecnici. Utilitas pubblica le monografie del settore in vari settori, che per gli addetti ai lavori sono una specie di Bibbia che esce tutti gli anni, e quindi sono il Blue Book per il servizio idrico, il Green Book, questo è famosissimo, lo conoscono tutti, sui servizi ambientali, e lo Yellow Book sulla distribuzione del gas naturale. Ecco, siamo alle conclusioni. Intanto complimenti per questi lavori che sono veramente utilissimi. Grazie. Proviamo a costruire una cornice per racchiudere questo nostro slot. Io volevo innanzitutto ringraziare per l'iniziativa e i relatori che mi hanno preceduto, e poi soprattutto Agici e tutte le persone che hanno contribuito alla stesura di questo rapporto, che, come è stato detto all'inizio, è il frutto di un lavoro e di una collaborazione costante durata un anno, e che si incardina in un progetto più ampio nel quale è portato avanti da Utilitalia in primis, con il contributo poi anche scientifico della Fondazione Utilitatis, sulla transizione energetica, e quindi l'economia circolare è uno di questi aspetti sicuramente. E quello che è emerso è che per riuscire in questa sfida dell'economia circolare servono le competenze, e sicuramente le utility sono in una posizione molto avvantaggiata, perché le competenze le hanno. Le competenze le hanno nei settori chiave, che sono, come abbiamo visto anche dalle esperienze significative raccontate poco fa, quello del settore idrico, il settore rifiuti, anche poi il settore energetico, che sono probabilmente i settori più coinvolti dall'economia circolare, che quindi devono fare uno sforzo e che però sono anche nella posizione migliore per capitalizzare appunto le competenze e riuscire a fare questo sprint finale. Sono emersi poco fa, insomma, dei temi importanti su questi settori: la tutela della risorsa idrica, il problema delle materie prime seconde, il recupero energetico.
per affrontare queste sfide non bastano le competenze, serve anche, come dire, una collaborazione, perché è un po' una sfida collettiva, e quindi sicuramente le utilities, quindi le imprese, anche i policy maker e anche poi direi la cittadinanza, quindi un coinvolgimento ampio. E anche questo sono tutti d'accordo, io spero davvero ci riusciremo, perché per la prima volta sento nei vari slot che tutti voi lo percepite come una priorità. Come una priorità, sì, perché la prima volta. Perché anche visto come una possibilità di crescita, di investimenti, e quindi non è solamente una necessità, ma è anche una bella opportunità e una sfida per tutti quanti, diciamo, e per le utilities in primis. Bene, allora, già finito, dottoressa, sì. Sì, sì. Bene, siamo stati nei tempi, abituata evidentemente, che è stata calcolata l'ora che finisce esattamente adesso. Io vi ringrazio per essere stati con noi tutto questo tempo. Abbiamo cominciato alle 14.30, quindi è stata una serata lunga, ma credo sia stata anche una serata molto interessante. E vi salutiamo da qui, dal Museo Ferroviario di Pietrarsa. Siamo a Portici, in un posto bellissimo, nel mezzo al Golfo di Napoli. Di qua vediamo la penisola sorrentina, qua abbiamo il Vesuvio, quindi è un posto meraviglioso. Ringrazio chi mi ha chiamato qua, e quindi ringrazio Mai Dire Media e Ricicla TV, che mi ha portato dentro questa bellissima esperienza del Green Symposium, e tutto il team della direttrice Monica D'Ambrosio e tutti gli altri, perché sono un team veramente bravo, affiatato, pieno di iniziativa, ecco, e con la grinta che ci vuole per fare un'iniziativa del genere nella Terra dei Fuochi. Quindi grazie a tutti, e spero sia stata una serata interessante. Si conclude oggi il primo Green Symposium in presenza, perché per fortuna siamo tornati in presenza. Grazie a tutti.